Nessuna tregua finora tra Ucraina e Russia, mentre il prezzo più alto è quello pagato dai civili, sarebbero almeno 198, secondo il governo Zelensky, le vittime tra i cittadini ucraini. In tutto il mondo si moltiplicano le manifestazioni di piazza contro la guerra. Questa mattina a Chieti, nonostante la neve, si sono dati appuntamento davanti alla prefettura CGIL, CISL e UIL, Lega Ambiente, Libera, Ampi e Slow Food, presenti anche esponenti dell'amministrazione comunale, per dire che la guerra è una schifezza. Non mettiamo colori ideologici, perché la guerra è una schifezza in qualunque latitudine e per qualunque motivo. È grande la preoccupazione per le ripercussioni economiche che il conflitto armato, seppur lontano, potrebbe avere sull'Abruzzo, dalla questione del gas russo fino a quella di materie quali grano, mais e olio di girasole, di cui l'Ucraina è uno dei maggiori produttori al mondo. A rischio il turismo dalla Russia. Nel 2019 i cittadini russi che hanno visitato l'Abruzzo sono stati 4.214, per oltre 17.500 notti trascorse nelle strutture ricettive. In primo piano anche l'export. Il commercio dall'Abruzzo verso la Russia vale circa 86 milioni di euro, di cui oltre 51 milioni riguardano la sola provincia di Chieti. Questa guerra avrà ripercussioni su tutta l'Europa, ma in particolar modo sull'Italia e su questo pezzo di territorio, perché, come veniva appena detto, c'è un export verso questi paesi che è molto forte, ma c'è anche la questione crisi energetica, perché siamo già dentro una crisi che è quella appunto del gas che non arriva più, della produzione che è a rischio. Se ci aggiungiamo l'inflazione, ci mettiamo anche il fatto che continua questo ulteriore rincaro anche dei prezzi, le famiglie e le imprese di questo territorio andranno fortemente in difficoltà. Ciò significa un ulteriore arretramento, ciò significa ulteriore perdita, rischio di perdita occupazionale, ciò significa impoverimento anche del tessuto economico e sociale della provincia di Chieti, ma dell'intero Abruzzo.